Buongiorno, sono Domenico Todisco, in arte chiamato Mimmo del ristorante Capoverde. Adesso vi farò vedere come andiamo a preparare dei panini alle olive senza glutine. E oggi trattiamo la celiachia. Allora, andiamo a pesare i nostri 500 g di acqua e li andiamo a mettere nella nostra impastatrice, qua la planetaria, impastatrice da tavolo. Poi andiamo a pesare il nostro lievito. Se usiamo il lievito fresco usiamo un 12-13 grammi, se usiamo il lievito secco ne usiamo il 50%, un 7-8 grammi. Allora andiamo a pesare il nostro lievito e lo andiamo a spolverizzare nella nostra acqua in modo che non formiamo dei grumi, mentre se era lievito fresco andavamo a scioglierlo perché è un lievito granulare. Andiamo a versare la nostra farina a pioggia, che abbiamo pesato precedentemente, che sono 500 grammi. Andiamo a chiudere e incominciamo a impastare piano piano. In questo caso non aggiungiamo il sale perché la farina Nutri-Free contiene già del sale al proprio interno. Una volta che prende forma aggiungiamo le nostre olive e andiamo ad aggiungere anche un po' più di olio. Una volta fatta girare l'impastatrice per 5 minuti al massimo della velocità, la andiamo a fermare graduatamente fino a fermare l'impastatrice. Apriamo, stacchiamo il gancio e andiamo a pulirlo. Vediamo che anche le olive si sono frantumate con il nostro gancio. Andiamo ad unire l'impasto, perché è tutto lateralmente, e le andiamo a mettere in una teglia che è una pirofila, che è leggermente unta, con un po' di olio extravergine d'oliva, e facciamo delle piccole forme con un cucchiaio o con un sac à poche, come preferiamo, per ottenere dei panini morbidi. In questo caso alle olive, però volendo si possono aromatizzare con erbe aromatiche, con altre verdure, sempre con la zucca. Andiamo a coprire con una pellicola e facciamo lievitare anche qui per un'ora e mezza, due, e poi dopo andiamo a metterli in forno caldo a 200 gradi. Una volta che abbiamo fatto i nostri panini alle olive, con l'impasto che avanza, andiamo a stendere l'impasto con un filo di olio sopra, in modo da poter ottenere una focaccia comunque molto morbida, e la facciamo anche lei riposare per un'oretta e mezza, e successivamente la andiamo a mettere in forno caldo a 200 gradi per un quarto d'ora. Thank you.